Bentornati e bentornate al mio Advent Show. Io sono Max e giocherò a un gioco sullo Sharp X1 da qui fino al 24 dicembre. Un gioco scelto in base ai miei gusti personali e quello che penso sia, diciamo, interessante da mostrare. Ovviamente tutto su Real Hammer, ma bando alle ciance e sigla! Bene, bene ragazzi, innanzitutto per chi è rimasto a vedermi, vi ringrazio. Alcuni mi hanno chiesto perché indosso questa maschera. Come ho già detto nella prima puntata, io tengo la mia privacy. In realtà non sono un esperto di video, li faccio per sfizio, per divertimento, però preferisco mantenere un certo anonimato, per cui ho preferito, diciamo, preferisco non mostrare il mio viso, per questo uso la maschera. Ad ogni modo, grazie per essere rimasti, diciamo, per chi è rimasto con me, e benvenuti a chi è nuovo. Allora, andiamo a vedere qual è il gioco della giornata attraverso l'uso dei nostri potentissimi mezzi, potentissimi mezzi. Ecco qua il nostro alberello. Andiamo a vedere cosa si cela sotto il nostro alberello. I will show you. Battle City, sì, un giocone veramente eccezionale. Allora, qualche parola su Battle City. Allora, Battle City è uno sparatutto che è stato sviluppato e pubblicato da Namco intorno al 1985. E per Famicom, quindi è un gioco nativo per Famicom. Si rifà a un vecchio gioco da sala che si chiamava Time Force, e diciamo riprende quel genere lì, incrementandolo, migliorandolo, portandolo a livelli superiori. Diciamo che il gioco va bene su Famicom, infatti è un gioco piuttosto famoso e costituisce, diciamo, un titolo tra quelli, diciamo, dei grandi classici della piattaforma Nintendo 8-bit. Dato il successo, Namco decide di convertire il titolo anche per microcomputer giapponesi, tra cui Sharp MZ e chiaramente lo Sharp X1. E come al solito, diciamo, delega lo sviluppo del titolo alla solita Denpa Shimbush, che era, diciamo, il partner privilegiato per effettuare le conversioni di questo tipo di giochi sulle piattaforme dei microcomputer, su vari microcomputer giapponesi. Rispetto al gioco originale, Arcade, Battle City, diciamo, ha anche una funzionalità che è quella di editor, con cui un gatto, il mio gatto, con cui diciamo, guarda, che stai facendo? Sei buono. Con cui un gatto rompicoglioni, qualcuno. E con cui, diciamo, è possibile editare i livelli del gioco. Dato, basta per favore, su, stai buono. Ma andiamo a vedere direttamente il gioco per quanto concerne la nostra postazione. Eccoci qua, forse parte tutto. Eccoci qua, si riesco anche a vedere. Allora, il gioco come al solito l'ho caricato e quindi iniziamo. Iniziamo. Eccoci qua.
mi sono dimenticato di abbassare questo volume qui. Adesso lo abbassiamo. Ok, perfetto. Registrazione stupenda stasera, tra il gatto. Vabbè, c'è sempre qualcosa. Allora, quindi, come potete vedere, è schermata singola, gioco tendenzialmente strategico, no? Ci sono questi carri armati, mi sono dimenticato di dirlo, infatti. Gioco costituito da questi carri armati che vanno su e giù, destra manca, e quindi bisogna distruggere i carri nemici tentando di, in qualche modo, non farsi ammazzare. Gli ostacoli che vedete, i mattoni in questo primo schema, si possono distruggere, e gli altri, diciamo, ci sono i bonus che compaiono, che sono questi quadratini con dentro dei disegnetti colorati. Ecco qua. E lo scopo è, tra l'altro, oltre che distruggere gare e prendere bonus, a parte fare punti, ovviamente, come tutti i vecchi arcade, diciamo, gioco stile arcade, è quello di proteggere la base, che è nella parte centrale in basso, perché si hanno 3 vite con la possibilità di guadagnarne altre durante il gioco. Eccola, già ne ho perse 2, già iniziamo benissimo. Dai, gatto, la partita è schifosa, ottimo, vai così. E ogni tanto si blocca, perfetto. Dicevamo, bisogna difendere quella base sotto. Eccolo, l'ho già perso. La prima partita è andata benissimo. No, ce l'ho fatta. Perché se viene distrutto il simbolo all'interno della base, il gioco finisce. Quindi, in sostanza, bisogna stare sempre allerta. Però io personalmente trovo che il gioco sia molto carino dal punto di vista della meccanica. Riprende, diciamo, concetti di labirinti, potrebbero essere simili a quelli per certi aspetti di, no? Di Dagger e Poliano, anche se è chiaramente un gioco di tipo diverso, però, e trasformandoli poi alla fine, perché alla fine siamo davanti a un gioco che è un gioco di combattimenti. Eccolo qua, vediamo se lo schiatto. Questo, allora, la cosa fondamentale in questo gioco è trovare, a parte che il gioco già è da 1 mese, la pianti, come si è piantato, e sono anche morto, credo. Game over, perfetto, la prima partita è andata malissimo. Allora, la prima regola di questo gioco, quello che ho capito, perché chiaramente, essendo un gioco NES, è un gioco che conosco poco, tendenzialmente NES poi convertito, come dicevamo. La prima regola è, diciamo, innanzitutto proteggere la base, ma poi la cosa fondamentale è stare più o meno al centro del campo di battaglia e in qualche modo distruggere, diciamo, gli ostacoli che non ci danno. Ecco, dico questo. Perché si blocca l'edizione? Non lo so. No, si blocca continuamente. Non riesco a capire se è un problema della macchina o un problema del joypad, perché a volte funziona e altre volte proprio smette completamente di funzionare, cioè si blocca, non si muove più. Ok, questo è seccato. Comunque, per esempio, questo è un buon posizionamento. Togliamo di mezzo sta roba che rompe solo le scatole. Adesso vi rompo le chiappe. Adesso qui ci vorrebbe. Diciamo, prima ci sono le bonus, ci vorrebbe un bel doppio sparo, perché a un certo punto uno dei bonus è appunto lo sparo veloce, il doppio sparo, che è morto, ce l'ho fatta. Eccolo, che cos'è questo? Oh, un'altra cosa, questo è doppio sparo, manco per cacchio. Un altro bonus è la barriera, che una sorta di barriera che si fa intorno al carro armato, un altro potenziamento ancora, praticamente costruisce, come potete vedere ci sono dei blocchi che non si riescono a distruggere, sono quelli, diciamo, azzurrini, costruisce momentaneamente dei blocchi azzurrini intorno alla base, rendendola di fatto per un po' di tempo invulnerabile. E ho preso, no, oh, ci ho fatta, vai, grande, questo è il mio gioco mio, gioco mio. Dai,
nano se n'è andato, mio gatto nano rompicoglioni, e il mio terzo figlio nano, nano. Nano è un gatto bellissimo, un gatto stupendo, che ha gli occhi azzurri, è un ragdoll. Gatti quelli che danno ai bambini, diciamo, che hanno bisogno della pet therapy. Un gatto buono, cioè, però è un gatto, sono morto. Oh, che morte stupida. Solo perché ho parlato di te, Dado. Dadino mio, sono morto? Sì, mamma mia. Avevo fatto un'ottima partita. È finita da molto a schifino. A schifino. A schifino. Ok. Ho preso qualcosa. Adesso l'ho coperto perché. Sì, aspetta, di nuovo. No, ce l'ho fatta, no, perché avevo preso una vita. Avevo preso una vita. Ok. Quindi, per esempio, in questo caso lo schermo non si muove, si blocca. Mannaggia, la pancella per non dire altro. Ecco, questa è una buona posizione. Uno deve rimanere qua, fare in modo tale che i carri non scendano, perché se i carri scendono è pericoloso, infatti bisogna schierare. E alcuni carri, sono, i carri non sono tutti uguali, quindi hanno comunque una resistenza maggiore. Comunque, se avete avuto il MES, conoscete probabilmente questo gioco, quei pochi, come diciamo l'altra volta, che hanno avuto il MES, anche se tutti dicono che hanno avuto il MES negli anni 80. Sì, tutti hanno avuto il MES negli anni 80, che chi è nato negli anni 90 ha avuto il MES negli anni 80. È importante questo, è importante perché così ci, questa cosa ci caratterizza come gamer fighi. Ho avuto il NES negli anni 80, che se sono nato nel 99. Importante, importante. Importantissimo, anzi. Ok. Io invece negli anni 80 il NES non ce l'ho avuto. Non ce l'ho avuto, per cui il gioco non lo conosco. Lo conosco poco, insomma, lo conosco per. Ci ho giocato un paio di volte su qualche emulatore, perché comunque non è che è proprio un gioco che mi ispirasse tantissimo, però devo dire che invece, poi alla fine giocandoci mi piace. Un bel titolo, del resto, manco regna, manco dei tempi d'oro, manco dei tempi d'oro. Era eccezionale, eccezionale. Oh, sono stage 2. In realtà oggi ho fatto pure un record che è 32.000, che quello che vedete lì. Che mi sono un po' esercitato per non essere. Per non essere completamente una sega, perché oltre a fare video con un audio di merda, anzi, un audio brutto, non dico, c'è un brutto audio perché sono incapace. Non sono neanche capace di giocare alla grande come va adesso, come dicevamo l'altra volta. Il gameplay è un video di gameplay. Di retro computing, di generato retro gaming, va fatto. Teoricamente dovrebbe essere un po' preparato, comunque dovresti saper giocare ai giochi che presenti, invece sono veramente scandaloso. Però come muoio? No, non sono ancora vivo, ma buono, 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 buono. C'è qualcosa, vado a prendere, non so cos'è. Bello, mori. Io vorrei solo il doppio sparo, che non so per quale maledetto motivo non mi sta arrivando. Non mi sta arrivando questo cacchio di doppio sparo che mi farebbe svoltare la partita. Lo sparo veloce ti fa svoltare la partita, ti metti di buono buono la mattina. Eccoci, poi c'ho anche. No, sono morto, che fesso. Vabbè, questa è già andata un po' meglio rispetto alla prima. Ah, comunque, ritornando al discorso del gioco, come potete vedere esistono diversi tipi di carri nel gioco, non sono tutti uguali, danno un punteggio diverso. Danno un punteggio diverso e. Però, chiaramente alcuni sono più difficili da seccare di altri. Vanno colpiti più volte prima di morire, prima di esplodere, prima di morire, di esplodere. Un carro non muore, esplode. Allora, lo stage è interessante perché si può anche selezionare. Io adesso sto facendo sempre lo stage 1, perché questa cosa che puoi selezionare lo stage, come dire, mi destabilizza. Perché dare la possibilità di saltare a un livello più complesso? Adesso guarda lo schiatto. Eccolo là. Sta cosa è assurda. No? Oh, che morte stupida.
Questa cosa che puoi scegliere lo stage mi destabilizza perché in realtà non dovrebbe essere così, dovrebbe essere come nella vita. Dovresti arrivare allo stage 2 solo se vinci. Perché devi arrivarci nella zona? È una cosa triste, è una cosa triste. Poi togli il gusto del gioco, no? La cosa, una parte interessante del gioco è proprio quella, vado, è tornato, vado a farsi le unghie, è proprio quella di scoprire poi com'è lo schema successivo, di capire com'è, insomma. Dado, ti prego, fammi fare questa ripresa. Ho aspettato la sera per poter fare questa cosa. Dado, per il mio terzo video. Perché c'era gente oggi a casa, si è bloccata. Per cui, pur avendo finito un po' prima di lavorare, non ho potuto fare assolutamente niente, che vedere insomma un tizio di quasi di 48 anni, cioè, con la maschera a faccia, che gioca ai giochi sul computer mentre si riprende, potrebbe essere compromettente, decisamente compromettente. Per cui faccio queste fregnacce di notte, mi metto a fare queste fregnacce. E quindi speravo di poter fare questa cosa in tranquillità. Invece no, invece c'è dato il mio dato buono, devo dire, un gatto buonissimo, sono un gatto, che quando vede che io faccio qualcosa e vuole attenzioni, perché di tanto so così, allora ecco, vedi, mi chiama e fa mao mao. Papà, dammi la pappa, papà, dammi attenzioni, papà, dammi la coccola, papà, andiamo a dormire. Questo è un'altra cosa, papà, andiamo a dormire. Questo gatto è eccezionale. È eccezionale perché si sdraia vicino a me e corica la testa sul cuscino. Come un bambino, come un figlio, terzo figlio, non ci mancava il terzo figlio. Dadino mio, però fammi fare questo video, perché questo video è fondamentale, perché devo farne almeno un paio stanotte, forse anche tre, perché la prossima settimana sarà una settimana, cari signori, per me durissima, perché abbiamo un po' di cose sul lavoro, abbastanza, non abbastanza, molto importanti, e quindi sarebbe, sono solo così convinto che riuscirò a trovare il tempo di farli i video, anzi probabilmente non li farò, e quindi mi devo avvantaggiare in questo schiatta, questo fine settimana, perché se no il mio avventure, comunque praticamente guarda nessuno, finisce praticamente prima del tempo. Muoviti, ah, ce l'ho fatta, stage numero 2, Dado, bravo, mettiti là, stai buono. Finisce in anticipo, invece io, come dicevo, siccome che c'ho sempre tante idee, ma poi non concludo un ceppo, almeno questa cosa brutta, con l'audio schifoso, gameplay brutta, eccetera, però la voglio fare per così, per me, dimostrare che se voglio fare una cosa, la faccio, anche se la faccio a ceppa. Perché sì. Perché sì, perché mi va, perché lo Sharpix 1 come macchina, ecco, stavo pensando l'altro giorno, ecco, sono morto, quant'è? Non lo so, facciamoci un altro paio di partite, perché comunque questo gioco mi piace. Stavo proprio pensando l'altro giorno che per iniziare a fare questa cosa, no? Ho proprio scelto una macchina del cazzo, nel senso, ah, io l'adoro lo Sharpix 1, è una macchina secondo me molto affascinante per tutta una serie di motivi che avevo detto, cioè una macchina molto performante per quando è uscita, che aveva questa funzione del superimpose, che quindi sovrapponeva la grafica del computer alle trasmissioni televisive, che era una cosa eccezionale, era una macchina veloce, però una macchina che non conosce nessuno, perché è una macchina molto molto rara fuori dal Giappone, è quasi introvabile, e comunque il Giappone non è che ha venduto tantissimo, era una macchina che ha venduto, però era una macchina, diciamo, che ha venduto meno rispetto a alternative tipo della NECA, no?
Per cui anche in Giappone non è che sì, la conoscono, come dire, non so, da noi l'Amstrad, forse, l'Amstrad CPC, ecco, come in Italia, diciamo, come macchina. Si conosce, però non è una macchina diffusissima, no? Come se sta quattro macchina diffusa, e in Italia, chiaramente. E quindi ho scelto per iniziare a fare questa cosa una macchina talmente di nicchia che in realtà non se la caga nessuno. Quindi nessuno va a cercare dei video che riguardano lo Shark Xeon, a meno che non sia un malato di mente come me, che è appassionato di retrocomputing, quindi colleziona vecchi, quelli che chiamano, oh, che partita schifosa, PC, questa è un'altra cosa, io ho delle fisse, no? Sulle nomenclature, vecchi PC, mamma mia, questa cosa mi fa incazzare. Vecchi PC, allora i PC, il termine personal computer è un termine generico che era stato, diciamo, adottato negli anni 60 per descrivere un tipo di concetto, come dire smart, no? La stessa cosa che era. I PC degli albori non si chiamavano PC, si chiamavano microcomputer. I primi microcomputer, perché si chiamano microcomputer? Perché era una conseguenza di quello che era il computer originariamente, no? Computer originariamente erano delle grosse stanze piene di, se ti diceva bene, transistor, altrimenti ci avevano proprio le valvole. Questi stanzoni erano chiamati appunto computer, diciamo le pizze, tipo Gigrobò, no? Non avete mai visto? Ecco. Succede? Succede che a un certo punto, con l'avanzare della tecnologia, i computer sono in qualche modo miniaturizzati, prima appunto con l'uso dei transistor, poi l'uso dei circuiti integrati, prima del microprocessore, cominciano a fare quelli che chiamano mini computer, mini computer. Il mini computer era un armadio, cioè anziché una stanza, era grossa come un armadio. Lo Xerox Alto era un mini computer, per esempio, no? Quello che tutti dicono, Steve Jobs, che lui è andato, no? Di là della Silicon Valley, non so se avete mai visto il film. Beh, quello era un mini computer. Poi a un certo punto esce fuori il microprocessore da Intel, poi Motorola e poi il mitico 6502, oltre che lo 080, di cui questa macchina è dotata, che permettono di ridurre ulteriormente le dimensioni di un computer che diventa un microcomputer. Quindi PC, questo termine PC non lo usava nessuno usava il termine PC. O meglio, lo usavano, ma era poco diffuso, si usava il termine microcomputer. Poi i microcomputer a un certo punto, che prima erano solo per hobbisti, cominciano con la Commodore, la Apple, come si dice, Apple, e la Tandy, RadioShack, il famoso distributore elettronico americano, a diventare appunto da oggetti da hobbisti anche oggetti per la casa, elettrodomestici per la casa, elettrodomestici, diciamo accesso alla casa, e la casa si dice home, da cui il termine home computer, per cui il termine PC non si usava. Noi avevamo una bellissima rivista in Italia che si chiamava MC Microcomputer, che è quella più prestigiosa di quella, non si chiamava PC computer, si chiamava MC microcomputer, no PC. Il termine PC, come diciamo, nasce negli anni 60, dopodiché IBM col suo 5150 nel 1981 dà il colpo di grazia a questo termine, dal mio punto di vista, questo è un mio punto di vista, di fatto lo rendendolo un marchio. Quindi un marchio di riconoscimento di un tipo di piattaforma particolare, perché i computer non erano tutti uguali, non era come oggi che tutti avevano il chip Intel e
e basta, mo c'è Apple che è tornata a fare i chip suoi su architettura ARM. Poi un giorno ARM vi racconterò la serie ARM che è eccezionale. Comunque, quindi prima che Apple tornasse a fare i microprocessori suoi, i microprocessori consumer praticamente erano solo Intel, no? Per 20 anni, 30 anni abbiamo avuto solo processori Intel. Bene, architetture x86 di base, ecco, adesso mi secca, va perfetto, finito il gioco, ultima partita. E invece i computer di un tempo, i microcomputer erano tutti diversi, e quindi avevano nomi diversi, non si chiamavano PC, c'erano nomi assurdi, no? E a differenza di quanto si crede oggi, la storia dell'informatica di consumo non è stata Apple versus Microsoft. Questa è una cazzata, una grossissima cazzata. O meglio, per essere onesti, è un pezzo della storia, soprattutto americana, perché in verità, i computer, sia negli Stati Uniti, come dicevo, con la famosa Trinità, Radio Shack, appunto, Tandy e Commodore e Apple, già aveva una differenziazione, ma a un certo punto sono cominciato a nascere di tutto, perché dopo il fantomatico crack americano dell'83, ebbene, non è che gioca bene, cioè crack dell'83, questa è un'altra cosa, no, inciso dell'inciso, cioè ecco, sono morto. Allora, il crack dei videogame del 1983 è il crack di Atari, siccome che, e basta, e Atari fallisce in pratica, la divisione consumer di Atari fallisce perché è gestita veramente col culo, da quando il genio Nolan Bushnell se n'è andato da Atari. E quindi che succede? Che nell'83 questi sì, diciamo, il mercato non è che però si spegne, non è vero che la gente non voleva più i giochi, semplicemente non si fidava più di Atari, perché Atari stava spingendo una macchina vecchissima, perché l'Atari 2600 era una macchina vecchissima con delle capacità super limitate, e faceva giochi di merda, per cui la gente ha smesso di comprarli. E quindi c'è stato questo crack dei videogiochi. Ora, però contemporaneamente sono gli anni di, indovinate di che, del VIC 20, 1 milione di computer venduti, cioè voglio dire, il VIC 20 vende 1 milione di computer che usavano per giocare, non solo per programmare, principalmente per giocare. Quindi di che crack parliamo? Nell'82 esce il Commodore 64, signore. E il Commodore 64 è una macchina durata tipo 10 anni. Una macchina con quella 10 anni e basta, sono morto. Ultima partita e poi basta, perché poi tra l'altro parlo a Vammer. Tutto questo per divagare mi sono perso. Comunque, tutto questo per dire che il termine PC è un termine retro PC. Non lo dite mai con me davanti retro PC, perché mi potrei innervosire molto. Retrocomputing è, diciamo, secondo me un termine più corretto. Il PC, come dicevamo, con l'uscita dell'81 il PC IBM 5450, diventa un marchio, per cui si chiama PC IBM. E quindi c'era scritto nelle riviste Amiga, Piate, The Games Machine, lo conoscete tutti, no? Tutti, Gamer, The Games Machine, c'è scritto PC Amiga e altri. Atari ST, quindi vuol dire che il PC non è l'Amiga, no? L'Amiga è un computer, il PC è un computer, PC, PC IBM, nessuno usava il termine PC per indicare il personal computer come sinonimo di computer da casa, che invece, soprattutto nei primi anni, è l'home computer. Comunque, per farla breve, tra l'altro, ecco, come dicevo prima, oltre a questo, parlando di tutto il del gioco, che cazzo. Tra l'altro, una cosa molto interessante è che, a differenza di quanti credono, diciamo, la maggioranza del pubblico generalista, c'erano, come dicevo prima, non c'erano solo Microsoft e Apple, ma c'erano tantissime realtà molto importanti in Europa. Una di queste era Acorn,
mo ultimamente anche Ars Technica, sono usciti fuori, hanno fatto gli articoli. Oh, ma come mai si chiama Arma? Come mai si chiama Arma, il chip Arma? Sta per Acorn. Sono chip inglesi, non so americani, ma come mai? Oh, ma è incredibile, incredibile questa. Sono chip fatti da tre persone, disegnati da tre persone, e sono, secondo me, veramente l'essenza, l'eredità di quello che sarebbe dovuto essere l'evoluzione del 6502 come filosofia, cioè un chip potente a bassissimo costo. Altro che gli americani del cazzo. Comunque poi, Armand dirà, è una storia lunga e complicata, un giorno forse ve la racconterò, forse no, perché magari non me ne frega un ceppo e la mia carriera di minchione che fa i video finisce qua, finisce qua. Comunque, bel gioco, comunque, battezzino, veramente un bel giochino. Sto giocando uno schifo, peccato perché oggi pomeriggio quando ho fatto le prove ho giocato da paura, mentre aspettavo che se ne andassero via gli ospiti da casa. Intanto scendevo a fare una partita cosa morto, perfetto, bello, ok. Va bene. E io direi che per il momento passare così e spero di non avervi troppo annoiato con le mie chiacchiere che non c'entrano nulla col gioco, ma in realtà è un gioco molto semplice, uno strategico, tra metà anche questo, uno strategico, c'è un certo di una dose di strategia e una parte di azione. Bene, io comunque vi ringrazio se vi siete visti questo video e spero che vi iscriviate al canale anche se non è necessario, giusto per tenervi aggiornati perché sono, diciamo, sui caricamenti dei video successivi se vi interessano, ovviamente no. Ringraziatevi ancora, vi saluto e vi auguro una buona serata o una buona giornata a seconda di quando vedete questo video e ci vediamo alla prossima puntata. Sigla!